di operazioni in grado mentiti, ne ho molto, che è l'inquinamento, e vorrei cominciare con alcuni dati riguardanti la nostra salute. Dunque, a livello mondiale la maggior parte dei decessi, ovvero circa il 70%, è attribuibile alla categoria delle malattie non trasmissibili. Nel gergo sono quelle malattie croniche a lungo termine, come le malattie cardiovascolari, compresi l'ictus, le malattie respiratorie, i tumori e il diabete. Queste sono solo alcune delle tante. Dunque, l'inquinamento dell'aria, sia ambientale sia dell'ambiente domestico, si colloca al sesto posto dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili, ovvero un fattore di rischio è un fattore che concorre nel determinare quel determinato tipo di malattia. È al sesto posto perché nei primi posti abbiamo ipertensione, fumo di sigaretta, iperglicemia, ovvero elevata glicemia, zucchero nel sangue, un elevato indice di massa corporea, quindi peso-altezza, e il colesterolo elevato. Per quanto riguarda l'inquinamento, appunto, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono aggiornati al 2016, più dell'80% delle persone che vivono in aree urbane è esposta ad aria con livelli di inquinamento superiori rispetto ai limiti imposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La percentuale di esposizione aumenta con la povertà della popolazione, dal 56% nei paesi più ricchi, quindi 56% di tutte le aree della popolazione, fino al 98% della popolazione esposta a limiti superiori a quelli consentiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nei paesi più poveri. Il superamento dei limiti si individua nel superamento della media annuale di 10 microgrammi per metro cubo. Questi sono solo alcuni dati. Pavia, nel solo 2017, Pavia, la città di Pavia, monitorata, ha superato il limite per 167 giorni, quindi circa la metà dei giorni dell'anno. Finita questa piccola esposizione terroristica sull'interazione dell'inquinamento con la nostra salute, vi lascio alla visione del docufilm, che tratterà invece tutti gli aspetti legati all'ambiente e al cambiamento climatico. Verrà solo marginalmente in realtà toccata la relazione con la nostra salute. E dunque vi lascio la visione di questo film con la speranza che una maggiore conoscenza porti a una maggiore sensibilità e consapevolezza sul nostro comportamento e sull'impatto che il nostro comportamento ha nel determinare queste variabili. Perché se è vero che tanto lo fa l'industria e tanto lo fanno comunque organizzazioni che noi non possiamo controllare, nel nostro piccolo possiamo veramente fare tanto, e io spero che questo film possa dare a ognuno di voi un piccolo spunto da cui cominciare, e sperando anche che poi questo spunto venga un po', ecco, condiviso con le vostre conoscenze. Quindi niente, buona visione, magari a, non so, tre quarti d'ora faremo una piccola pausa e vedremo se ci sono delle domande, se qualcosa non è chiaro o... Okay. Buona visione a tutti. In questo campo, ma in tantissimi campi, e l'unico esempio che mi viene da rimandare nell'ultimo periodo è per esempio la storia dei vaccini che abbiamo in Italia, okay? Le campagne di Novax, su Novax, che continuano ad andare contro prove su prove su prove scientifiche, e sostenitori per esempio del Novax, e sono la stessa cosa dei sostenitori del il riscaldamento globale non esiste. Cioè, l'accusa in questo caso è diversa, perché accusano chi è a favore dei vaccini di arricchire le cause farmaceutiche, però vabbè, questo è un altro discorso, ma i negazionisti sono quelli sostenuti
da chi ha profitto da queste fonti di energia. Quindi, però questo in generale, in tutta l'informazione, tenete sempre conto da dove arriva, da chi viene detta e che ruolo ha chi la dice all'interno della società. Scusate, lo spin-off, però questi 8 minuti sono stati fondamentali. La prospettiva più agghiacciante è rappresentata dall'ultimo pannello, con le nubi nere che si addensano nel cielo. Raffigura un pianeta che l'umanità ha ridotto in cenere. Riusciremo a cambiare rotta prima che sia troppo tardi? Se fosse un film, potremmo riscrivere il finale della sceneggiatura, immaginando una possibile via di fuga. Ma la vita reale funziona diversamente. E nessuno può prevedere con certezza che cosa accadrà. L'unica cosa che possiamo fare è controllare le nostre azioni future. Cambiare stile di vita. Moderare i consumi. Partecipare alla vita pubblica. E usare il voto per comunicare ai nostri politici che siamo a conoscenza della verità sui cambiamenti climatici. L'ultimo relatore di questa giornata è il premio Oscar come miglior attore, nonché ambasciatore di pace delle Nazioni Unite, signor Leonardo DiCaprio. La ringrazio, signor segretario generale, per l'onore che mi ha riservato. E ringrazio gli illustri esperti di climatologia riuniti qui oggi per fornirci risposte concrete. Nel mio ruolo di ambasciatore di pace, ho viaggiato in tutto il mondo negli ultimi 2 anni. Ho visto una città come Pechino soffocata dall'inquinamento, antiche foreste boreali in Canada completamente distrutte e foreste pluviali in Indonesia ridotte in cenere. In India ho visto raccolti sommersi da un'inondazione e in America il livello del mare innalzarsi fino a invadere le strade di Miami. In Groenlandia e in Artide gli antichi ghiacciai stanno rapidamente scomparendo, ben prima rispetto alle previsioni scientifiche. Tutto ciò che ho osservato e che ho imparato nel corso del mio viaggio non ha fatto che aumentare i miei timori. Penso alla vergogna che proveremo quando i nostri figli e i nostri nipoti capiranno che noi avevamo la possibilità di fermare questo scempio, ma che semplicemente non c'era la volontà politica di farlo. Sì, abbiamo raggiunto l'accordo di Parigi. Mai era accaduto nella storia dell'umanità che così tanti paesi si riunissero intorno a una stessa causa comune. E questo ci fa ben sperare. Tuttavia, la scienza ci dimostra che non è sufficiente. Serve un cambiamento radicale e immediato. Bisogna far nascere una nuova coscienza collettiva. L'umanità deve conoscere una seconda evoluzione e il tempo a nostra disposizione non è molto. Tutti noi dobbiamo ricordarlo. Non dobbiamo adagiarci sugli alloni. Tutto sarà inutile se i leader mondiali torneranno nei loro paesi senza mettere in pratica le promesse contenute in questo storico accordo. Dopo 21 anni di dibattiti e di conferenze, è il momento di mettere da parte le reticenze, le scuse, le infinite ricerche, i tentativi da parte delle industrie petrolifere di condizionare la scienza e le scelte politiche che incidono sul nostro futuro. Il pianeta conta su di noi. Le future generazioni potranno lodarci oppure denigrarci. Noi rappresentiamo l'ultima speranza della Terra. È nostro dovere proteggerla, o per noi, e per tutte le forme di vita che amiamo, è la fine. Non so se si sente prima.
Alcune tematiche che andrebbero riservate più che altro ad un ambiente scientifico, cioè secondo me alcune tematiche non andrebbero discusse se è giusto o sia sbagliato fare in un modo o fare nell'altro, se la scienza dice che è così, è così. Franci prima di scoppiare a piangere ha parlato anche del tema del vaccino, no? Il discorso è lo stesso. Il tema del vaccino non è che a me piace e dobbiamo vaccinarci o a me non piace e non dobbiamo vaccinarci. Se la scienza dice che bisogna vaccinarsi, ci si vaccina. Se la scienza dice che non si bisogna vaccinarsi, non ci si vaccina. Fine della questione. Io non avevo mai visto questo film, devo dire che mi è piaciuto molto vedere tanti bei posti che io spero di avere nella vita la fortuna di visitare, ma non credo. Ecco, li abbiamo visti quasi tutti. Gira il mondo e quindi ovviamente spiace dover vedere come sono e come forse in futuro saranno. Secondo me è un messaggio che hanno ripreso in più punti, quello di dire anche semplicemente per piccoli gesti qualcosa possiamo cambiare. Sono rimasto anch'io un po' colpito da quello che parlava delle mucche, no? Quindi semplicemente dicendo che basta ridurre, è raro appunto mangiare il tofu tutto il giorno, non ce l'avremo mai, però ridurre il consumo di carne, paradossalmente se lo facessimo tutti potrebbe avere un impatto sul clima, questa cosa mi ha un po' lasciato lì. Vabbè, adesso mi sono ripresa. Io le mie parole le ho dette, se avete delle domande, avete delle opinioni, avete qualunque nota in merito, questi ultimi 10 minuti possiamo parlare tutti insieme. Non so se il film vi ha trasmesso qualcosa, vi ha acceso qualcosa, vi ha impressionato. Ditemi voi, se c'è qualcuno che non ha niente da dire. Altrimenti la serata, insomma, qui si è conclusa. Spero vi sia piaciuta, abbiamo trattato temi che abbiamo già trattato, quello dell'alimentazione, quello dell'ambiente, via discorrendo. Sono contento che siano venuti anche i ragazzi, grazie a Luisa che è all'Ipsia, che ce li hanno portati qua. Questo messaggio ovviamente è per i grandi, ma anche per quelli più giovani, in modo tale che possano divulgare poi il messaggio, magari come accennava Franci all'inizio, iniziare già a dare l'esempio da domani. Riguardo alla scuola abbiamo i moduli del testato di partecipazione, quindi non scappate subito giù a bere la birretta al Malaspina, prima ritiratevi il modulo che poi vi serve per prendere i crediti a scuola. L'ultima cosa che vi dico è un po' di campagna pubblicitaria. Il 6 aprile facciamo un'altra serata qui, di fatto è il proseguo di quella che abbiamo iniziato la scorsa volta sul tema del risparmio e degli investimenti. Ci sarà una sorta di scenetta in cui la casalinga di Voghera, diciamo la persona non esperta, va in banca e quindi ci sarà la banca da una parte, il poco esperto dall'altra, e insieme affronteremo un processo di investimento, quindi anche cercare di capire cosa vi sta proponendo la banca quando vi dice qualche cosa.
Se volete venire, noi siamo quelli che vi aspettiamo. Già vi anticipiamo la prossima ancora, c'è Quinello, la prossima serata è al 20 di aprile, stavolta sarà dedicata al tema dell'astronomia. Quinello è un astrofilo ormai rinomato che fa questo mestiere da anni e ci parlerà delle bellezze che stanno non solo nel cosmo, ma anche parleremo di esopianeti, daremo lo spunto sul fatto che abbiamo visto quanto è bella anche in questa serata e quanto è varia la biodiversità, parleremo di esopianeti e della possibilità di vita, parleremo di questo. So che Nello, perché lo seguo ogni tanto nelle sue serate, ha un sacco di immagini fighissime, molto belle di quello che è il cosmo, quindi vi invito a venirvele a vedere e noi siamo qua che vi aspettiamo. Grazie della serata e di essere venuti. Chiedo scusa. Facci ripresa.